Mondonico, un'Atalanta bella, bella per almeno tre quarti del primo tempo, poi qualche cosa si è inceppato. Come si fa a perdere una partita 3-1 e giocare così bene come avete fatto nel primo tempo? L'Ascoli ha fatto tre tiri in porta, ha fatto tre gol, meno male. Mi direte voi, se ne faceva qualcuno in più magari avrebbe fatto più gol. Il nostro problema non ha fatto neanche una parata. Beh, loro non hanno tirato mai, ne hanno tirato uno e ha fatto uno. Grazie. Il tiro cui fa riferimento Rozzi, anche se per la verità non è proprio l'unico, è quello con il quale Nicolini ha gelato il Del Duca dopo 10 minuti. Partita in salita dunque per l'Ascoli, con l'Atalanta che imperversa dando la sensazione di dominare, soprattutto a centrocampo. Ma la pezza, ancora una volta per l'Ascoli, ce la mette Casagrande, terzo gol in 3 partite, su angolo di Giordano. Con la palla a terra l'Atalanta non ha avversari, ma sui cross ha evidenti problemi contro i lunghi ascolani. E l'assist di Giovannelli pesca Aslanovic per il 2-1. Si lotta duramente in campo e persino in panchina, con continui cambi di marcature ordinati dai due tecnici, con Madonna passato dalle cure di Aloisi a quelle di Destro. Poi la fortuna dà una mano all'Ascoli e Nicolini pennella sul legno la punizione che Pazzagli, senza volerlo, devia in angolo. L'assalto bergamasco della ripresa non ha sbocchi. L'Ascoli si difende con unghie e denti e Casagrande, Giordano e Svektovic sono davvero micidiali in contropiede. Proprio Giordano, su invito preciso di Agostini, sigla il 3-1 finale con il suo 100° gol in Serie A. Ah, niente, c'è stata questa bellissima palla di Agostini, mi ha trovato smarcato. Loro erano sbilanciati perché volevano recuperare questo risultato. Io ho puntato dritto verso la porta, ho visto il loro difensore che mi veniva a chiudere. Ho fatto una piccola finta da destra verso il centro, poi ho tirato di sinistro e la palla è entrata. È stata veramente un bel gol, ma soprattutto una soddisfazione bellissima. Prima dei festeggiamenti c'è anche il tempo per Pazzagli di prendersi la sua dose di applausi. 7 punti in 4 partite è media Inter per l'Ascoli, che ora alla salvezza può davvero crederci. Speriamo di farcela, comunque non siamo più nella zona proprio calda, però è sempre la zona pericolosa. Però io credo che se si gioca come stiamo giocando adesso ci sono buone probabilità di salvarsi. Questo. In chiave UEFA nessun problema? Ma la Roma ha pareggiato, la Fiorentina pure, perciò manteniamo ancora un buon vantaggio. Noi cercheremo di capitalizzare questo vantaggio nel miglior modo possibile.